chat dove stiamo scrivendo. Accanto a me c'è Antonella, sotto di me in questa slide qui in basso ci vedete Jaime, adesso compare anche Elio. Io mi chiamo Gianfranco Andrio, lavoro per il Formez, introduco e, come dire, apro molto rapidamente il webinar di oggi. In sostanza sono qui semplicemente per fare una brevissima accoglienza, per lasciar trascorrere 5-6 minuti per dar modo anche chi è arrivato un po' più in ritardo di partecipare al webinar. Siete molti, credo che per oggi ci fossero più di 230 iscritti, ci fa particolarmente piacere sapere che i webinar riscuotono interesse. Vi dicevo che oggi apriamo il ciclo sugli Open Data che nasce all'interno dell'area OT11, OT2, che in qualche maniera rilancia il lavoro fatto da Agid e dal Dipartimento della Funzione Pubblica all'interno di questo contenitore di discussione. Sono certo che Elio, che è il primo intervento subito dopo di me, vi racconta un po' meglio di che cosa si tratta. Questo seminario fa parte di un ciclo di tre seminari che, ripeto, nascono all'interno di questo contenitore. Abbiamo il seminario di oggi dove Lazio e Sardegna ci raccontano la loro esperienza su Open Data. Tra qualche giorno, cioè mercoledì 1 marzo, sarà il turno della Regione Trentino e Regione, anzi delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Lombardia che a loro volta racconteranno la loro esperienza. Chiudiamo questo primo ciclo con la Regione Piemonte e la Regione Puglia, racconteranno a loro volta quello che hanno fatto in termini di dati aperti nell'ultimo periodo e ci tengo soprattutto a dirvi che con questi tre webinar concludiamo il primo ciclo. Certamente ce ne sarà un secondo, ci stiamo già iniziando a lavorare e l'idea è di raccontarvi quello che sta avvenendo sia a livello regionale ma anche a livello centrale. Infatti oggi abbiamo Gabriele Ciasullo di Agid che ci racconta un po' meglio quello che sta facendo l'Agenzia per l'Italia Digitale su questi termini. Ne approfitto ripeto, per lasciar trascorrere qualche minuto. Oggi abbiamo diversi interventi. Il protocollo Open Data Management ve lo racconta Elio Gullo e Gabriele Ciasullo. Subito dopo Antonella e Claudio raccontano l'esperienza della Regione Lazio. E infine Antonello, Jaime e Alessandro fanno un focus su quello che è la Regione Sardegna. E vi volevo anche dire che è un periodo, come dire, abbastanza sostenuto per quello che riguarda il webinar e soprattutto le nostre trasmissioni online, perché non so se avete avuto modo di leggere, è stato molto promosso, visto che se ne è parlato molto, tipo io guardo soprattutto Twitter, però insomma sui siti che presidiano i temi della pubblica amministrazione e dell'innovazione se ne è parlato parecchio. All'interno di Open Government Partnership Italia è stata lanciata, credo ieri o avantieri, la settimana dell'amministrazione aperta. Sono un sacco di iniziative dedicate al tema della trasparenza, della partecipazione, dell'accountability, ce n'è davvero molte. Molte di queste si svolgono fisicamente nei luoghi delle amministrazioni che le promuovono, però ci sono molte, molte, molte iniziative online, webinar del tutto simili a quello che stiamo facendo oggi, che, come dire, sono comodi da seguire quantomeno. Su questa pagina che trovate, ecco, Gianluca ha finito in chat e ha appena messo il link puntuale alla pagina sul sito di OGP Italia, che più o meno racconta e elenca tutte le iniziative. Navigando qui dentro avrete modo di vedere le cose che magari possono interessarvi di più rispetto all'ambito tematico, rispetto alla pubblica amministrazione che le promuove. Mi tolgo la soddisfazione di rubare la notizia a Gabriele Ciasullo, che magari ci ritornerà tra un attimo. All'interno della settimana dell'amministrazione aperta c'è un webinar che credo sia mercoledì 6, se non ricordo male. Lì verrà anche presentato il nuovo portale Dati Gov, è una cosa a cui stiamo lavorando e quindi ci tenevo in maniera particolare a promuoverla. Però davvero, se dedicate un attimo a navigare questa pagina di OGP Italia, sono certo che ci troverete delle cose interessanti.
Ecco, il webinar di cui vi parlavo in realtà è l'8 marzo, è come organizzarsi per l'open data, però come vedete ce ne sono in questa settimana, partendo dal FOI e arrivando alle consultazioni pubbliche, peraltro si è appena conclusa la consultazione pubblica sulle consultazioni pubbliche, sempre promosse in ambito GP, potete vedere che una serie di iniziative portate avanti dal Dipartimento della Funzione Pubblica e da altri soggetti che sono coinvolti all'interno di Open Government Partnership Italia vengono presentate in rassegna, quindi come dire, un buon modo per avere una panoramica rapida di quello che sta avvenendo in questo momento su questi temi in Italia. Io vedo che siete quasi un centinaio, quindi mi avvierei verso la conclusione di questo primo intervento prima di lasciare la parola a Delio Gullo. Vi dico solo due cose molto rapide. La prima, visto che già lo state facendo, continuate a farlo. La chat che vedete qui sotto è aperto a tutti, come avete visto. Qualunque cosa potete riportarla lì. Se ci dovessero essere domande per i nostri relatori, non esitate a farli qui in chat. Noi, come staff del Formez che sta organizzando questo webinar, ci prendiamo l'onere di riprendere le vostre domande e di proporle ai relatori a conclusione dei loro interventi. Visto che di solito ce lo chiedete spesso, vi anticipo sin d'ora che la registrazione, le slide e tutto quello che riguarda a questo seminario la riproponiamo sempre sulla piattaforma Eventi PA dalla stessa pagina dalla quale vi siete iscritti. Quindi questa pagina, quel link che vedete in basso, ci trovate tutto quello che riguarda il webinar di oggi, anche la registrazione e anche le slide che verranno usate dai relatori di oggi. Detto questo, io torno innanzitutto a ringraziare ancora una volta tutti i relatori che oggi avete modo di ascoltare. Grazie per la puntualità innanzitutto, grazie per aver accettato il nostro invito e grazie a voi che vi siete iscritti, grazie che ci avete raggiunti. Per qualunque cosa siamo qui e direi di passare la parola ad Elio. Elio, se per te è ok, puoi accendere il tuo microfono, la web c'è già. Ci sentiamo. Eccomi, spero mi Perfetto. sentiate. Sentiamo forte e chiaro. Grazie Buongiorno a mille. tutti, grazie a voi e vedo che il numero di partecipanti è veramente enorme, mi spiace non vederli. Intanto appunto ringrazio le colleghe e i colleghi che sono connessi e che si stanno connettendo. Farò un intervento breve, non vi ruberò molto tempo, perché in realtà sono più le cose che vorrei ascoltare di quelle che vorrei o devo dire. Farò qualche piccolo accenno, chi mi conosce sa che non sono quasi mai istituzionale, non lo farò nemmeno questa volta perché mi annoio, però il tema degli open data, che in qualche modo diciamo, sta diventando sempre più caldo con qualche ritardo nel nostro paese rispetto agli altri e su cui c'è un'aspettativa abbastanza elevata, è un qualcosa che mi fa pensare, ora userò termini non politicamente corretti, ma siete amici, quindi lo posso fare. Ha un qualcosa tipo, avete presente chi produce porte, maniglie, serramenti, mobili? Quando qualcuno di noi compra una rivista di arredamento, le prime pagine sono pubblicità di un mobiliere, uno che fa le porte, eccetera. La guardi 3 secondi e poi ti annoi. In realtà quello che vuoi vedere, le pagine interne, vuoi vedere un appartamento, una stanza in cui ci sono mobili, tappeti, finestre, maniglie, eccetera. Mi stai dicendo, ma di che sta parlando sto matto? Arrivo al punto. Buona parte dei dati che noi produciamo e che, devo essere sincero, voi producete e riuscite a tirar fuori da quei forzieri che avete vicino o sotto nelle vostre amministrazioni, che di per sé non sono abituate le nostre amministrazioni a tirar fuori quello che hanno. Ebbene, è un po' come produrre maniglie, porte, soprammobili o mobili che di per sé non hanno grande appeal, ma che messi insieme, spesso da qualcun altro, no? Chi vende maniglie non vende porte, o se vende porte le metterà insieme un architetto quando disegna un appartamento per qualcun altro. Ebbene, questa attività che voi fate o vi accingete a fare è, ritengo, non soltanto dal punto di vista dell'amministrazione, ma civile, altamente meritoria. Non lo sto dicendo per ringraziarmi una qualche, diciamo, non piaggerei di nessun tipo, non vi vedo e non vi vedrò, penso mai, ma è soltanto lo trovo sensato perché lavorando, immagino come voi, nell'amministrazione da almeno diciamo, più di un quarto di secolo, ormai sono vecchio, devo dire che questa è un'attività che nel nostro paese è molto costosa, quella di provare ad aprire forzieri di dati pubblici.
E non solo provare ad aprirli, molto spesso quelli che noi apriamo di per sé non sono rigorosamente da subito utilizzabili, ma solo la loro aggregazione li rende utilizzabili. Era la metafora, forse non molto riuscita, di appunto maniglia con porta, finestra in una stanza. Chi produce le finestre non vedrà mai le stanze in cui qualcuno mette la sua finestra. E quindi ci sarà forse qualcun altro, forse non sarete nemmeno voi, forse nemmeno io, chissà qualcun altro, che vedendo i vostri dati, accedendo e vedendo come li avete classificati, riuscirà a fare qualcosa che forse nemmeno noi avevamo immaginato. Questa è un'attività che trovo proprio squisitamente, intellettualmente stimolante. Non so quanto gradita o, forse gradita è un pochino forte, quanto incentivata dalle amministrazioni. Mi rendo conto che è difficile farlo, ma insomma, ritengo siate, prima ancora che data manager, siate degli innovatori un pochino coraggiosi. Quando avevo qualche anno in meno, lo ero pure io, invidio l'età di chi è più piccolo di me e il coraggio, quindi vi invito a farlo. Secondo punto, la stagione in questo momento tutto sommato è favorevole però. Unisco un qualcosa che sembrerebbe fuori luogo, ma non è fuori luogo. Secondo me, l'aver, diciamo, avviato la stagione del Freedom Information Act anche in Italia e quindi la necessità di aprire in qualche modo e possibilmente senza richiesta. È sempre facile dire sì a qualcuno che ci ha chiesto qualcosa, sarebbe molto più, meglio per tutti poterlo fare non su richiesta. E quindi la proattività, che spesso ci viene riconosciuta come molto scarsa nelle amministrazioni, è un bene, è un valore. E voi siete sicuramente dei pionieri in questo senso, vi troverete spesso a dovervi rompere, diciamo, la testa contro qualcuno che non la pensa come voi, ma ritengo che utilizzare la forza della società civile e dei veri stakeholder, che non siamo, noi siamo produttori, appunto, chi utilizza le porte sono altri, facciamoci aiutare, non facciamo delle contrapposizioni sciocche e non utilizziamo il diritto amministrativo per chiudere porte, ma utilizziamo l'intelligenza per aprirle. Avete visto che anche di recente c'è un bel post, mi pare di Lillo, uno del team di Piacentini, ho apprezzato molto, non sposa esattamente l'argomento di cui stiamo trattando, che sono open data, però il suo posto è molto interessante perché dice una cosa, se volete, ovvia, ma forse serviva un commissario per poterla praticare, non bastava dirla, ovvero che il quantum di valore che deteniamo è veramente mostruoso, e non guardarlo solo perché ogni amministrazione lavora soltanto al suo interno e si vede come un silos, è una vera sciocchezza. Quindi voi siete diciamo, dei produttori di semilavorati altamente utili. Anche se a voi non è chiaro come saranno utilizzati da qualcun altro, viva Dio, facciamolo, fatelo, fatelo anche non su richiesta. E se posso permettervi, approfittate anche della settimana della missione aperta, che è stata appena annunciata, per capire quali sono le istanze e le esigenze degli altri. Io lavoro in una missione centrale, quindi sono poco abituato e non ne capisco nulla di quello che fate voi, che è molto più meritorio, ma avete vicino l'utente. Ebbene, è lì, io penso che siano nelle amministrazioni territoriali che più ha senso questa operazione, dove la vicinanza dal, diciamo, cliente o dal consumatore, dal cittadino, dall'impresa, all'amministrazione è talmente ristretta in cui il ciclo di cosa mi serve, cosa ti posso dare, come migliorare l'attrattività territoriale o il sistema di vita di quella zona è molto più percettibile che non per me, che ho lavorato in INPS, in cui non vedevo mai un pensionato, perché un pensionato è una riga di un record, tranne mia madre e mio padre, non conosco altri pensionati. Per cui mi taccio con queste stupidaggini, ma spero abbiate colto il senso profondo della nostra iniziativa, era quella di coinvolgere le amministrazioni territoriali, quelle che sono più vicine al territorio, quelle che più vicine agli utenti veri dei sistemi e quindi anche dei dati, affinché proponessero. Abbiamo fatto un'attività questa con cui, diciamo, più che altro Agid, noi abbiamo tanto aiutato gli altri a farli, anche il Formes, devo ringraziare per questa attività, per cercare di tirar fuori Ars Maieutica. Non c'era un bottom-up, noi eravamo lì per ascoltare, cercare di mettere insieme, cioè cercare di far dialogare le amministrazioni e le istanze per tirar fuori un protocollo che è un po' come il protocollo medico, quindi non è una norma, è un modo di fare le cose che speriamo attragga e sia sensato. E se è sensato lo proseguiamo, se non è sensato lo modifichiamo e lo modifichiamo con l'utilizzo. Quindi queste iniziative che fa il Formes, questi webinar, li trovo altamente utili per raccontarsi, per ascoltare, e gli intelligenti in genere ascoltano molto e riutilizzano e rimettono in circolo quello che hanno ascoltato. Mi auguro che questo sia possibile. Ho una giornata terrificante, ma spero di fermarmi quasi fino alla fine, se ci riesco. In ogni caso, disponibilissimo a rispondere anche in offline a qualunque domanda, ma non sono il più bravo in questo campo, quindi
Non so quanto sarò sollecitato, ma sono ben lieto di ascoltarvi. Intanto vi ringrazio e cedo la parola al successivo. Grazie. Grazie mille Elio, grazie dell'introduzione, grazie soprattutto del taglio che hai scelto di dargli. Chiedo a Gabriele che di aprire la sua webcam e il suo microfono, io invece carico le tue Eccoci. slide. Gabriele, a te. Sì, io vabbè, diciamo, non posso che condividere innanzitutto tutto il messaggio che ci ha dato Elio poc'anzi, insomma, perché chiaramente sono tutte cose pienamente condivisibili. Voglio aggiungere che in effetti, insomma, mai come questa, in questa occasione, diciamo, la norma che parla di valorizzazione del patrimonio, perché alla fine il dato della pubblica amministrazione, oltre ad essere l'effetto di un adempimento istituzionale, cioè quindi il fatto che l'amministrazione produce dati perché svolge dei compiti predefiniti dalle norme, quindi alla fine, oltre a essere questo, il dato è in effetti un bene patrimoniale. E quindi il concetto di valorizzazione si sposa benissimo con l'efficacia che vogliamo dare a questi dati. D'altronde, nella direttiva del Public Sector Information, che sostanzialmente ci inquadra il tema del riutilizzo dei dati della pubblica amministrazione, e si dà proprio questo tipo di approccio. Sostanzialmente, va a dire, insomma, cioè, questa attività è in effetti finalizzata a creare o cercare di creare, sostenere l'economia di un paese. Quindi creare opportunità di sviluppo economico, essere un volano per creare occupazione. Quindi è finalizzata a questo aspetto. Ecco perché il requisito principe tra i tre requisiti, diciamo, che sono previsti per i dati di tipo aperto, il requisito principe è quello che ci sia una licenza che ne consente il riutilizzo appunto per finalità commerciali. E quindi, insomma, è proprio in questa ottica valorizzazione si addice perfettamente a questo contesto. Ma non solo, anche nel contesto della stessa pubblica amministrazione, sostanzialmente, se mettiamo a fianco all'open data il principio once only principle, che sostanzialmente ci accompagna questa azione, nell'Europa oramai questo concetto si sta facendo ampia strada nelle azioni di eGov, perché in effetti facilita, agevola la riduzione di oneri amministrativi. Cioè, nel momento stesso in cui i dati di una pubblica amministrazione sono al servizio, oltre che dei terzi, ma anche della stessa pubblica amministrazione, c'è sicuramente un miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa e anche quindi un risultato in termini di efficienza. Quindi sono pienamente in linea con quanto detto poc'anzi da Elio. E qua vado avanti appunto su avevo disposto, ecco, mi era stato chiesto naturalmente dalla collega Laura Massi di Funzione Pubblica di dare un piccolo, diciamo, riepilogo del comitato di pilotaggio, appunto, che è previsto dall'accordo di partenariato e dal PON Governance per gli obiettivi che erano stati posti a questo comitato, quindi il coordinamento degli interventi OT11 e OT2, e poi promuovere la complementarietà e l'integrazione tra le azioni dei diversi programmi operativi. Le attività, appunto, che hanno conseguito a queste strategie, sostanzialmente, quindi individuare questi ambiti prioritari per le amministrazioni nel quale c'era appunto la volontà di sviluppare interventi coordinati, quindi avere delle aree di lavoro comune per definire obiettivi specifici e definire all'interno di questa area dei protocolli specifici da intendersi come dire, riferimenti di metodo o di contenuto a supporto dell'azione amministrativa. Ora noi c'era un accento generale su uno dei temi del protocollo, io qua l'ho riportato, insomma, diciamo, sinteticamente, ma naturalmente quello che invece vogliamo che sia, insomma, che emerga da questi webinar è proprio un primo feedback dalle amministrazioni interessate affinché poi ci possa essere, come dire, un riscontro per capire eventualmente dove eventualmente noi vogliamo andare sostanzialmente. Quindi capire se c'è qualche cosa da correggere nella nostra strada o meno. Quindi io adesso, insomma, anziché raccontare, diciamo, il protocollo, vorrei magari anticipare alcuni feedback delle amministrazioni e poi magari torniamo su qualche aspetto che eventualmente più, diciamo, ci può caratterizzare maggiormente da questi primi interventi. Un passaggio veloce, quindi su questo elenco di azioni. Questo è un elenco di azioni, sostanzialmente che al di là dell'adempimento istituzionale o amministrativo,
sono azioni finalizzate a rendere, diciamo, veritiero quello che abbiamo detto dal punto di vista teorico. Cioè, al di là della funzione dell'open data, queste azioni sono il presupposto essenziale per far sì che il termine open data non sia solo un fatto strategico, una parola strategica di alto profilo, ma si possa calare in una realtà, diciamo, obiettiva e materialmente toccabile. Ed ecco allora che, appunto, la prima azione, utilizzo del catalogo nazionale. Ora, al di là del fatto che il catalogo nazionale è una cosa prevista nel recepimento della direttiva PSI, quindi insomma, sarebbe anche un adempimento, no? Però è uno dei presupposti fondamentali per avviare l'azione dell'open data, la ricerca degli open data presso le amministrazioni titolari. Gianfranco ha già accennato al fatto che dall'8 marzo andremo in linea con il nuovo dati Covid. Possiamo dire che già ci sono all'interno del catalogo un bel numero di dataset documentati. È evidente che una ricerca fatta così sito per sito comporta insomma, molta fatica diciamo, a chiunque sostanzialmente, anche agli addetti ai lavori. Evidentemente il catalogo, diciamo, il fatto stesso che ci sia un catalogo nazionale è un qualche cosa che ci consente di avere un repository informativo per agevolare le finalità di ricerca sostanzialmente. E questo è anche il messaggio che poi ci viene dall'Europa, sostanzialmente il catalogo nazionale che noi vogliamo in qualche modo portare avanti, diventa poi lo strumento, lo strumento, il trade union con la Comunità Europea, con gli altri cataloghi della Comunità Europea. Quindi insomma, nel catalogo, nell'European Data Portal, troviamo oltre alle indicazioni del catalogo italiano anche quelle degli altri paesi comunitari. Quindi, questa strategia diventa, questo elemento infrastrutturale diventa un elemento essenziale per attuare la strategia degli open data. Quindi, primo elemento, utilizzo del catalogo nazionale. Naturalmente, come lo utilizziamo? Seguendo quello che è stato definito il profilo di metadatazione, perché appunto il catalogo è un insieme di metadati che descrivono un certo oggetto, in questo caso descrivono i dati resi disponibili dalle amministrazioni secondo il paradigma degli open data. E il secondo punto da considerare è appunto quello di far sì di avviarci verso questa strada che è stata segnata, quindi di avviarci verso questo profilo unitario affinché la descrizione venga fatta in una maniera coerente tra tutte le parti in causa. Altro elemento significativo, le linee guida. Anche qui diciamo, abbiamo nel protocollo originario definito nell'area di lavoro condivisa sul network OT1 e OT2, era ancora un'azione in corso. Questa azione ha avuto la sua conclusione e nello scorso mese di novembre, dopo la consultazione pubblica, è stata poi pubblicata la versione finale delle linee guida 2016, diciamo così, targate 2016, dove appunto voglio sottolineare questi quattro momenti significativi di forte cambiamento rispetto alle versioni precedenti, quindi innanzitutto l'adeguamento normativo perché nel frattempo era intervenuta la direttiva PSI, poi il riferimento chiaramente al profilo di GATTA-PT che è stato definito appunto nello scorso mese di aprile o maggio, non mi ricordo bene, poi il riferimento, forte riferimento, c'era un'indicazione esplicita della Commissione Europea di fare riferimento all'uso di licenze standard e quindi noi l'abbiamo tenuto conto, naturalmente di questa indicazione l'abbiamo fatta nostra, l'abbiamo riportata nelle linee guida, suggerendo in particolare la licenza CC BY 4.0, diciamo, almeno l'ultima versione della CC BY, che è quella che dovrebbe corrispondere all'impostazione della pubblica amministrazione. Poi c'è una generale semplificazione, quindi abbiamo un documento più snello, più agile, più accessibile a tutti quanti, e poi c'è un forte riferimento ai requisiti degli open data. Tutto sommato, è una cosa che in effetti forse se ne parla pochi. I requisiti degli open data sono tre: giuridico, la licenza di cui abbiamo accennato prima, il requisito tecnologico, che il dato deve essere un dato machine readable, quindi non deve essere un formato proprietario, non deve essere un formato, deve essere un formato accessibile agevolmente anche a livello macchina, oltre che a livello umano, e poi c'è il requisito economico, in genere qua è previsto insomma, che l'open data venga reso con un costo zero, pari a zero, oppure con un costo marginale. Fermo restando che la norma prevede anche la possibilità di costi eccezionali in casi eventualmente specifici e con motivazioni che devono essere oggettivamente diciamo, valutabili. Poi l'altro aspetto importante che voglio sottolineare è l'utilizzo del catalogo dei dati territoriali, che in questa fase si sta, diciamo, rinnovando, sta avviando un rinnovamento di questo catalogo, che arriverà alla versione 2.0. È un catalogo molto importante. Questo va a completare quel principio che dicevamo prima del once only,
Sostanzialmente le amministrazioni, i dati geografici, è opportuno che li documentino in questo catalogo, seguendo quelle indicazioni del profilo che sono compliant con un'altra direttiva europea, la direttiva Inspire, molto importante, perché appunto, data la caratteristica del dato territoriale, è opportuno ed è necessario rapportarsi con le indicazioni della direttiva Inspire. Naturalmente poi sarà nostra cura far sì che i dati che sono documentati nel catalogo di dati territoriali vengano visti attraverso uno standard specifico che si chiama GeoDKP, vengano visti anche sul catalogo dei dati, dati COVID. Ultimo elemento, che è quello che sostanzialmente è, va a individuare, vuole andare a individuare i dati più significativi, i key dataset sostanzialmente. Quindi questo paniere dinamico di dataset che sostanzialmente viene in qualche modo proposto tra spunto, tra origine, da tutte attività svolte negli anni precedenti, sostanzialmente, quella non da ultima, quella in ambito OGP, dove c'è stata un'ampia partecipazione sia da parte dell'amministrazione sia da parte degli stakeholders. In quell'ambito sono stati raccolti spunti, iniziative, riflessioni, progetti. Questi progetti vanno a finire naturalmente in questo paniere. E questo paniere poi esprime il contenuto dell'agenda, sostanzialmente. L'agenda prevista dal CAD, l'agenda per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, prima era un documento a sé stante, lo stiamo inserendo nel piano triennale ICT, sul quale adesso non voglio, dilungarmi, ma al di là di alcuni aspetti particolari che possono essere che possa essere necessario aggiornare di anno in anno, alla fine l'agenda deve andare a individuare quali dati importanti vogliamo aprire per un determinato periodo di tempo. E naturalmente questo si fa d'intesa con le pubbliche amministrazioni. Quindi questo era grosso modo lo scenario a cui ci stiamo rivolgendo. Due parole adesso per quanto riguarda le iniziative che stiamo mettendo in campo. Allora, la cosa importante, l'ha accennata Gianfranco, è quello del nuovo DatiCovid. Il nuovo DatiCovid, dopo un periodo di fermo, chiaramente dovuto a una serie di problematiche, il fatto che l'adozione della direttiva, il recepimento della direttiva, la definizione del profilo di metadati, insomma, una serie di eventi ci hanno in qualche modo rallentato un po' alcune attività, però dopo questo rallentamento possiamo dire che abbiamo ripreso come dire, il percorso, e quindi arriviamo all'8 marzo, dove ci sarà un webinar specifico nell'ambito della settimana dell'amministrazione aperta, un webinar specifico sugli open data, e in quel momento lanceremo appunto il nuovo DatiCovid. Nel programma è previsto un intervento molto importante, secondo me, che voglio già da ora sottolineare e pilotare e promuovere, un intervento della dottoressa Francesca De Chiara, che ha svolto un'indagine molto importante dal punto di vista delle imprese. Open Data 200 è un'iniziativa italiana che si affianca a quella americana, Open Data 500, e a quella canadese che sta per partire, se non vado errato. E in questo contesto andremo a presentare per la prima volta, sostanzialmente, che non ci sono studi analoghi precedenti a questo, andremo a presentare ciò che viene, come viene visto l'open data dal punto di vista dell'impresa. Quindi è un'indagine conoscitiva portata avanti, negli ultimi 2 anni da Francesca De Chiara, che appunto ci darà queste prime indicazioni in occasione di questo webinar dell'8 marzo. E poi naturalmente faremo in modo di creare un primo raccordo. Quindi sostanzialmente cosa si crea? Che le regioni, le amministrazioni potranno entrare eventualmente anche in contatto con con le imprese per andare a capire che tipo di esigenze loro hanno. Perché noi adesso stiamo lavorando verso un tipo di approccio, apriamo un po' tutti i dati che eventualmente, no, è possibile rendere disponibili a tutti. Ma probabilmente dovremmo magari mettere l'accento, dare qualche priorità a quelle che invece il mondo imprenditoriale ci richiede. Quindi questo studio può essere il primo elemento di raccordo tra la pubblica amministrazione e le imprese per capire di quali dati in effetti c'è effettivamente bisogno, su quali dati occorre eventualmente spingere oppure dare priorità. Io per il momento mi fermerei qui, fermo restando che eventualmente qualsiasi tipo di domanda, qualsiasi tipo di approccio più significativo lo possiamo affrontare anche successivamente.
Gabriele, c'era una domanda al volo, abbiamo ancora Sì. qualche minuto, c'era Davide Bruno, ti chiedeva buongiorno, volevo capire se il ruolo delle regioni è in qualche modo amplificato nel nuovo dati.gov.it. Allora, Immagino si riferisse al catalogo, non lo so. sì, diciamo, il ruolo delle regioni è amplificato a prescindere dal catalogo dati Covid. Il ruolo delle regioni, insomma, è un ruolo istituzionale, diciamo, ci mancherebbe altro, ma va sicuramente, diciamo, ulteriormente rafforzato. Tra l'altro io non ho accennato alcune cose perché su dati Covid vorremmo mettere. Non so se faremo in tempo, già per l'8 marzo o avverrà successivamente, quelle che sono una serie di indagini, di temi di monitoraggio, diciamo così, in larga scala, che l'Europa ci chiede sotto vari aspetti, ai fini dell'accordo di partenariato, ai fini dell'implementazione della direttiva PSI, ai fini della Comunità Europea che ci chiede una serie di informazioni. Quindi, insomma, noi vorremmo fare in modo che le amministrazioni, e in particolare le regioni, perché diciamo, possono assumere anche un ruolo di sussidiarietà molto significativo per quanto riguarda poi le amministrazioni, quindi comunali o comunque infraregionali. Quindi questo sicuramente sì. Insomma, io è una cosa che diciamo sarebbe auspicabile, un principio di sussidiarietà. Però sul territorio chiaramente le regioni possono essere, come dire, l'elemento, diciamo, di raccordo con l'amministrazione centrale e quindi poi anche con l'Europa. Quindi sicuramente ampio spazio alle regioni nel nuovo dati Covid, insomma, ci mancherebbe altro. E a questo proposito io direi di passare la palla ad Antonella, così ci racconta l'esperienza della Regione Lazio. Io chiedo, perfetto, Gianluca carica le sue slide. Antonella, se apri il tuo microfono, riusciamo a Sì, sentirti. aperto, grazie Gianfranco e buongiorno a tutte le persone che ci stanno seguendo. Allora, nel mio intervento che condurrò insieme ad un Claudio Biancalana, che non vedete ancora, il mio collega di Lazio Crea è la nostra in-house che si occupa di ICT, nel nostro intervento illustreremo un po' quella che è l'esperienza di Regione Lazio. Io parlerò più degli aspetti amministrativi, di come è nato il portale, di come è nato il progetto e del significato che per noi ha avuto, perché ormai abbiamo un anno e mezzo di vita del progetto, e Claudio Biancalana invece si concentrerà più sugli aspetti tecnici, per cui racconterà che scelte sono state compiute a livello tecnico, per quale ragione e che rilevanza hanno anche in relazione a quanto ci ha illustrato Gabriele Ciasullo, per cui i nuovi adeguamenti e alla metadatazione, alle linee guida a cui dovremmo uniformarci. Allora, come vi dicevo, innanzitutto parliamo di un progetto Open Data Lazio e non soltanto di un portale Open Data, perché aprire i dati all'interno di un'amministrazione complessa come quella regionale, non è un'azione che si può limitare esclusivamente alla messa online in formato aperto, dei dati, ma, richiede, soprattutto per chi come noi non aveva mai fatto un esperimento di questo genere, richiede una progettualità molto più complessa, perché la parte di organizzazione interna a regione, che vi racconterò brevemente, è certamente, nella fase iniziale quella più complicata da affrontare. Se non c'è, come purtroppo spesso non c'è ancora a livello sufficiente, una cultura dell'apertura e della condivisione dei dati, la prima fase di realizzazione di un progetto per l'apertura dei dati è veramente molto complessa. E vediamo. Scusatemi un attimo perché ho perso le slide, non vi vedo più, ma spero che voi mi vediate. E vediamo quali sono gli obiettivi che abbiamo perseguito, che continuiamo a perseguire con il progetto Open Data Lazio. Il primo, indubbiamente, è quello di aprire il patrimonio informativo regionale e di restituirlo ai cittadini, perché i dati che un'amministrazione produce non sono di proprietà della pubblica amministrazione, ma sono dei cittadini del territorio e vanno loro restituiti.
Il secondo obiettivo è quello di innescare un cambiamento sostanziale nell'ente regionale. Il terzo macro obiettivo è quello di realizzare ed aprire un patrimonio informativo pubblico regionale che coinvolga, a partire dall'input dato dall'amministrazione regionale, tutto quanto il territorio e i soggetti del territorio regionale. Del primo e del terzo punto vi parlerò a brevissimo, per ora mi concentro un po' sul secondo, ossia cambiare dall'interno l'ente regione, riuscire a realizzare un portale di dati aperti e comporta questa enorme sfida, come vi dicevo all'inizio. Non è facile superare le resistenze culturali che legittimamente ci sono quando non è mai stata fatta un'operazione di questo genere, e non è facile nemmeno riuscire organizzativamente a mettere le cose in maniera tale da rendere naturale il flusso di lavoro per produrre open data. Perché l'obiettivo che si deve perseguire è proprio questo, cioè non si deve aprire un dato lavorando in modalità diversa da quello dell'apertura, ma bisogna ridefinire all'interno di un'amministrazione i flussi di lavoro proprio per produrre direttamente dei dati aperti. Per cui a livello di organizzazione dei flussi di lavoro ovviamente bisogna affrontare i cambiamenti che sono richiesti. Noi come abbiamo iniziato e quali leve abbiamo utilizzato per partire, per riuscire a partire? Innanzitutto c'è stato un commitment molto forte da parte del presidente Zingaretti, che sicuramente ha promosso in maniera sostanziale all'interno dell'amministrazione questo che è un grande obiettivo dell'agenda digitale di Regione Lazio. Abbiamo poi inserito anche l'apertura dei dati tra gli obiettivi individuali dei direttori e dei dirigenti, legando quindi a questo obiettivo una parte della retribuzione accessoria, per cui abbiamo inserito l'obiettivo dell'apertura dei dati ufficialmente nelle performance dei direttori e dei dirigenti. Abbiamo poi creato una comunità di pratica regionale, di cui vi parlo tra un istante, allo scopo di avere una consapevolezza interna molto forte. Cosa significa creare una comunità di pratica regionale? Abbiamo chiesto a tutte quante le direzioni e le strutture regionali di indicarci un referente che potesse seguire i temi dell'agenda digitale e più nello specifico il tema degli open data. Questo ha significato riuscire ad avere un gruppo coeso che nel tempo ha imparato a essere gruppo, appunto, quindi a condividere le problematiche e le soluzioni, e ci ha aiutato a cementare una nuova cultura dei dati aperti che era fondamentale per riuscire non solo a partire, ma anche poi a rendere permanente questo progetto e i cambiamenti che si porta appresso all'interno dell'amministrazione. Successivamente abbiamo aperto la comunità di pratica a tutto il territorio regionale e alle amministrazioni presenti sul territorio regionale mediante una adesione volontaria, e abbiamo raggiunto degli ottimi risultati, perché alla comunità di pratica sono state destinate una serie di azioni formative e informative che, come vedete da questa slide che è visualizzata adesso, hanno raggiunto più di 500 partecipanti contemporanei con i webinar. Abbiamo attivato 16 classi su una piattaforma online utilizzata per la formazione, e abbiamo avuto un totale di 400 ulteriori iscritti rispetto ai dati di partenza negli ultimi tempi, per cui certamente un risultato assolutamente notevole a testimonianza di quanto poi capire come effettivamente aprire i dati sia un'esigenza molto forte all'interno delle amministrazioni.
Cosa abbiamo fatto? Torniamo agli altri due punti che avevo accennato nella prima slide, per promuovere il progetto sul territorio e per cercare di portare sul territorio la cultura dei dati aperti, ma anche per costruire insieme alle altre amministrazioni e agli altri soggetti del territorio un modello per l'apertura del patrimonio regionale. Abbiamo organizzato 5 incontri sui territori provinciali, in ognuno dei quali abbiamo cercato di coinvolgere tutti i soggetti che si occupano del tema. Attualmente i dati esposti sul portale sono 258, catalogati in 20 categorie tematiche, e in più rispetto a questa parte che è quella più tradizionale di un portale open data, abbiamo definito e esposto online 3 applicazioni verticali: Open Spesa, Open Progetti, Open Sanità. Queste 3 applicazioni rappresentano un po' la novità del portale Open Data Lazio e rispondono alla volontà di rendere immediatamente comprensibili ai cittadini, a chi volesse immediatamente rendersi conto di qual è l'output dei dati che abbiamo inserito, su 3 tematiche fondamentali dell'azione regionale. Open Spesa dedicato al bilancio, che attualmente restituisce praticamente in tempo reale ogni spesa effettuata dalla regione, ogni pagamento effettuato. Vedete, c'è una prima app che è completamente navigabile, che consente di avere un'immediata impressione dei volumi di spesa, e poi ognuno di questi rettangoli si può navigare fino al singolo impegno di spesa. Open Progetti è invece l'applicazione verticale che restituisce immediatamente tutte le informazioni relative alle opere pubbliche cofinanziate dai fondi SIE nel periodo 2007-2013, e l'ultima app invece è Open Sanità, che restituisce i dati di oltre 75 milioni di prestazioni annuali di assistenza specialistica ambulatoriale erogate dalle ASL della Regione Lazio. Questo, a nostro avviso, rappresenta insomma un valore aggiunto, perché oltre ad avere dei dati che sono quelli più tradizionali in formato machine readable, abbiamo provato anche a dare 3 focus sui maggiori aspetti probabilmente dell'attività regionale immediatamente comprensibili dai cittadini. Dopo questa introduzione io passo la parola e anche la postazione a Claudio Biancalana. Grazie Antonella e buongiorno a tutti. Mi chiamo Claudio Biancalana e in queste slide mi sono occupato del portale degli Open Data da un punto di vista più tecnico, e in queste slide darò la mia visione appunto da tecnico su quali sono i componenti e lo sforzo che è stato fatto appunto da un punto di vista più strettamente tecnologico per rispondere alle esigenze di regione. E come sono state impiegate le tecnologie per rispondere appunto all'esposizione dei dati. Questa prima slide mostra, sulla quale mi concentrerò col tempo rispetto alle altre, mostra in modo sinottico l'architettura. È un'architettura che comprende una visione classica rispetto a quello che è la tecnologia in questo senso, cioè un tree tier in cui c'è uno strato di presentazione, uno strato di application logic dove risiedono i componenti applicativi e uno strato dove risiedono appunto le informazioni le quali poi verranno esposte all'esterno. Allora, dando un'occhiata a ciò che riguarda la parte di application logic, vediamo che sono stati utilizzati diversi strumenti, tutti strumenti open source, e che ovviamente ci teniamo a dire che sono open source e ci teniamo a dire che non è stata una giusta posizione di componenti, ma una mera giusta posizione di componenti, poiché è stata necessaria un'integrazione importante fra i vari oggetti, uno fra tutti per esempio SIGAN, che è lo strumento che si occupa appunto dell'inserimento e dell'esposizione dei dati, doveva essere integrato con una tecnologia completamente diversa, visto che SIGAN è scritto in Python, mentre Liferay, che si occupa appunto della parte di esposizione, diciamo, del CMS,
scritto in Java, ne abbiamo dovuto appunto costruire uno strato di mediazione che ha permesso la comunicazione attraverso delle API REST fra UI e oggetti. Inoltre, le informazioni, e andiamo a entrare appunto nel nucleo del progetto, sono state memorizzate per quanto riguarda l'aspetto di ricerca in database, di indicizzazione di NoSQL come Solr. E l'aspetto invece di geografico, cioè i database, diciamo, le informazioni geografiche, sono state inserite all'interno di uno stack classico open source che è costituito da un Joe server, Postgres e PostGIS. Una cosa abbastanza interessante è anche l'aspetto ovviamente di automatismo che appunto fa. Che è una nota, diciamo, abbastanza importante all'interno del progetto perché ci è stato richiesto in modo ovviamente importante dalla committenza di automatizzare i processi di harvesting, cioè di raccogliere le informazioni dai vari fonti dati che erano dislocate all'interno del perimetro regionale, ma anch'esse con tecnologie diverse, in modalità diversa. Abbiamo utilizzato appunto per raccogliere queste informazioni e esporle, inserirle dentro SIGAN e quindi esporle al pubblico. Abbiamo utilizzato una suite PentAO che si compone di un ETL che ha delle caratteristiche, con data integration ha delle caratteristiche classiche dell'ETL, con un'estensione cartografica con il cattle geografico abbiamo appunto avuto l'opportunità di modellare. I database geografici ed esporli nelle modalità classiche WMS e WFS. Faccio riferimento a una domanda che c'è stata nella chat che ho visto di Ernesto D'Alessandro che ci chiedeva appunto se sono stati liberati, almeno per quanto riguarda la Regione Lazio, dati catastali, ortofoto, la carta tecnica. Bene, c'è stata una liberazione dei dati in WMS e WFS per quanto riguarda il PTPR, il piano territoriale. In realtà da poco, da circa una decina di giorni, andiamo orgogliosi di questo risultato, abbiamo liberato i dati della carta tecnica regionale con un certo sforzo, l'abbiamo appunto pubblicato, si tratta veramente di quasi un tera di informazioni nei vari formati che si possono scaricare to cure, cioè non c'è un'esposizione, non c'è solo l'esposizione WMS-WFS che serve appunto per un'interrogazione online, ma si può proprio scaricare questa informazione nei formati nativi, quali DXF, DTM, DVX e PDF. Andrei avanti con questa slide che insomma raccoglie un po' tutto. Scusate. Allora, parliamo proprio molto brevemente di ciò che è stato necessario per organizzare i dati. Dunque, con questa slide voglio dire che le informazioni che risiedono all'interno del calderone sono comunque informazioni che non possono essere interrogate in un modo classico se non si vogliono perdere appunto delle questioni semantiche, tanto che si è andati oltre rispetto a quello che è appunto un'interrogazione full text con Solr, definendone un vocabolario e una struttura e di conseguenza una tassonomia, collegando la tassonomia aggiungendo alla tassonomia relazioni, vincoli e regole, si arriva all'ontologia. L'ontologia per alcuni dei nostri dataset è stata utilizzata per avere appunto un'interrogazione semantica, per poter fare delle interrogazioni attraverso un linguaggio che viene chiamato SparkQL, da Sparkle, frizzante, che ci permette appunto di fare delle interrogazioni andandone a guardare il contenuto e quindi avere un dettaglio migliore e rendere possibile eventualmente la federazione del dato, cioè fare in modo che le informazioni possano essere interrogate tra i vari repository, anche non solo all'interno del perimetro regionale, ma all'esterno, facendo un'interrogazione dislocata su vari, diciamo, fonti dati che possono appunto geograficamente essere punti diversi. E questo è un esempio classico, cioè nel web quando modelliamo dei documenti, poiché poi queste tecnologie provengono sostanzialmente dal semantic web. Quando si parla di web si parla di nodi, cioè di pagine web che sono collegate fra loro attraverso dei riferimenti, cioè di link che mi portano da pagina a pagina. Questa è un'informazione che è topologica e possiamo solo analizzare il contenuto delle pagine in questo senso. Se applicassi, come succede in questa slide, un'ontologia, posso eventualmente
aggiungere un'informazione che mi dà modo di navigare il grafo in modo intelligente, definendone appunto il contenuto e le relazioni che ci sono fra i vari nodi, e quindi percorrendo solo ciò che mi interessa, estraendo soltanto le informazioni che voglio, limitando il problema che si chiama di information overload. Andando avanti, vediamo che vabbè, qui è una definizione di ciò che è il dato, di ciò che è il metadato. Il dato è una rappresentazione fisica del fatto, il metadato è ciò che è in aggiunta all'informazione fisica, e noi ci siamo concentrati in una fase ovviamente successiva di arricchimento sul metadato, tanto che il metadato è l'aggiunta del metadato è proprio una best practice che viene definita dal European Data Portal, che ci permette appunto di conferire quel valore aggiunto che ci permette di fare delle interrogazioni più precise e federarci anche con gli altri portali degli open data, come quello che avverrà anche nella fase di harvesting nel DatiGovDT. Anche noi internamente abbiamo fatto un harvesting, cioè abbiamo dovuto comunque provvedere all'aggregazione delle informazioni aggiungendo i metadati. L'aggregazione avviene con Kettle attraverso appunto il reperimento delle varie fonti dati in formati diversi, modalità diverse, e arricchendole attraverso dei processi che possono essere automatici e semi-automatici, fino all'ultimo step che è quello del service provider, nella definizione classica che viene data diciamo nei data as a service. Ora, quando parliamo di metadati, è importante definire un concetto. Con questa slide credo che sia abbastanza intuitivo capire che le informazioni che sono presenti all'interno del dato che vogliamo raccogliere non sono sufficienti per farci sopra delle interrogazioni e federarlo. Quello che vogliamo fare è metadatarlo, cioè aggiungere un'informazione in più che ci descrive in modo disambiguo, cioè si parla di word sense disambiguation, inteso proprio come i token che lo descrivono. Sia nella globalità, ovviamente abbiamo un'informazione più definita, sia guardandone i singoli dettagli possiamo darne una visione che può raccogliere tutto quanto il contenuto. Appunto, come dicevo, si parla di data as a service, nell'accezione classica si parte dal dato grezzo, l'organizzazione, l'elaborazione, il delivery fino ad arrivare al prodotto finale, quindi è un dato come servizio un po' nella logica del cloud in cui si parla di platform as a service, software as a service e platform e infrastructure as a service. Dunque, noi ci siamo sforzati nell'ottenere, nell'adeguarci, perché il portale nasce diciamo a cavallo nella definizione del profilo italiano del DCAT, ci siamo ovviamente adeguati, almeno ci abbiamo provato in questa prima fase, ad adeguarci al DCAT Application Profile, che è il profilo europeo del DCAT. Ovviamente ciò che è nelle normative, diciamo nel profilo italiano, è qualcosa che è più restrittivo in termini che ci sono dei campi obbligatori, ci sono delle informazioni, dei metadati che devono essere inserite. Quindi lo sforzo, crediamo, che verrà in questi giorni, in queste settimane, sarà semplicemente di restringere il campo e dare delle obbligatorietà all'interno della nostra definizione di metadati, che appunto si ispira al profilo europeo. Beh, qui parliamo di dati di diverso ordine, dati pubblici, dati disponibili, accessibili, gratuiti e territoriali. Ovviamente l'intersezione dei gratuiti, accessibili e territoriali ci fa tenere gli open data. Quello che si sta tentando di fare anche attraverso quest'opera di metadatazione, di aggregazione, di omogeneizzazione, è di allargare questa intersezione degli open data, rendendo i dati disponibili il più possibile intersecati con gli open data. Che cosa si può vedere a livello un pochino più pragmatico? Se noi navighiamo il portale di dati Lazio IT, vediamo che le informazioni all'interno di un dataset, in questo caso all'interno appunto di un dataset e eventualmente all'interno di una risorsa, sono arricchite attraverso delle informazioni. Queste informazioni che possono essere prese a video, diciamo nella navigazione del portale, ma che comunque sono disponibili in una forma di API. Proprio in modo, diciamo, complementare a quello che è un'interrogazione umana rispetto a quello che può essere un'integrazione che avviene attraverso strumenti automatici. L'obiettivo è stato quello, quindi, il processo di creazione dei dati di linked data è stato quello di prendere un XML, un CSV che ci for viene fornito nella fase di estrazione attraverso
il kettle, e una fase successiva una trasformazione in un RDF, cioè il formato che ci permette di essere aperti in termini di interrogazione e interoperabilità, il linked open data. All'interno della nostra infrastruttura abbiamo modellato i dati con Virtuoso, che è lo strumento che ci permette di definire appunto le triplette che sono la base della nostra informazione NoSQL, e questo è un esempio preso proprio dal V3C. L'architettura, come dicevo, comprende nell'aspetto di interrogazione semantico, comprende SIGAN, uno strumento che si chiama Virtuoso, che espone i dati in RDF e ci permette di fare delle query. Attraverso questo strumento ci permette di fare delle query in SparkQL, quindi che possono avvenire o tramite interfacce automatiche o dall'uomo, diciamo così. Cioè da colui che va a interrogare la risorsa in modo semantico, aggregandola e facendolo in modo puntuale. Sarò velocissimo in questa slide, che è piuttosto tecnica. Quello che voglio dire è che c'è stato uno sforzo per rendere custom SIGAN. SIGAN è un prodotto che si scarica e open source. Abbiamo preso il codice sorgente, ne abbiamo modificato un'estensione, cioè abbiamo aggiunto un'estensione modificandone anche un po' diciamo, di infrastruttura collegata a questo oggetto, per poter fare in modo che la fase di harvesting interna ed esterna, cioè importare i dati RDF e esportare i dati in modo da renderli adatti alla metadatazione di ICAT, possano essere automatizzabili con una chiamata diretta all'interno di SIGAN. Questo ci permette di avere uno sforzo minimo, per questo che dicevo qualche giorno, qualche settimana per adeguarci al nuovo standard, proprio perché dovremmo effettivamente restringere un po' il campo di metadatazione dell'aspetto dell'automatismo, insomma. Qui è una slide, ci sono un paio di slide che definiscono che cosa, cioè ci fanno anche capire qual è stato lo sforzo almeno iniziale di progettazione, in cui volevamo arrivare al fine di metadatare il dataset e la risorsa successivamente, e nel quale appunto sono stati definiti quali campi sono stati utilizzati del DCAT, e quali campi sono stati effettivamente aggiunti come obbligatori, e come si può capire ci siamo quasi avvicinati all'obiettivo di renderlo adatto anche a eventuali piccole perfezionamenti che sono appunto dettati dal nuovo profilo italiano. Ultimissima slide, e ci tengo a pubblicizzarlo in questa sessione, è che all'interno del portale, ancora poco evidente, ci stiamo lavorando per renderlo appunto pubblico, ci sono due ontologie. Abbiamo lavorato per appunto sul bilancio armonizzato e sui progetti. Sono esposti direttamente all'interno del portale e sono eventualmente navigabili attraverso strumenti come Allode, e rappresentano appunto una visione ontologica di ciò che è il contenuto sul quale poi vorremmo anche condividere la possibilità di integrarci con altri dati in RDF. Successivamente, le slide ovviamente sono disponibili per chi ne vorrà vederle, diciamo, in modo successivo. Ci sono le domande alle quali vengono risposte appunto al quale abbiamo tentato di dare una risposta a chi vuole fruire dell'ontologia del bilancio armonizzato e dell'ontologia dei progetti di cui vi parlavo poco fa. Io vi ringrazio, e qui ho concluso il mio contributo. Claudio, ne approfitto al volo perché c'era Francesca in chat che ti chiedeva: c'è un luogo sul portale in cui riusciamo, è possibile trovare tutte queste informazioni che ci hai dato, soprattutto nell'ultimo momento, per quello che riguarda l'ontologia? Allora, le ontologie sono presenti, e ci sono i link su questa slide. Ho detto che non sono stati pubblicizzati proprio perché siamo in una fase ancora di condivisione interna. Non sono stati pubblicizzati e di conseguenza ci sarà una fase di, ovviamente, di divulgazione. Però in queste slide già c'è un primo input a quello che vorremmo appunto far uscire e condividere eventualmente per chi ne volesse appunto avere la necessità. Chi ha la necessità o chi ne volesse appunto utilizzare come linked open data. Noi l'abbiamo Grazie. utilizzato nel bilancio per quanto riguarda il bilancio regionale. Ovviamente siamo gli unici, perché non siamo solo noi, ma l'obiettivo di un'ontologia è proprio condividerlo anche ad altre amministrazioni.
E su questo vi dico che le slide credo siano già disponibili sulla pagina di Eventipia da cui vi siete iscritti a questo webinar, quindi tutte queste informazioni le potete trovare sulla stessa pagina, magari adesso vi do il link. E io non so se Gabriele voleva fare un intervento di raccordo, altrimenti passerei direttamente la parola ad Antonello No, Pellegrino. direi di alla fine, Gianfranco, Ok, insomma, va direi bene, di possiamo dare. perfetto, grazie. Grazie Perfetto, mille, grazie grazie. Claudio, grazie Antonella. Antonello, se per te ok, lascerei. Bene, buongiorno a tutti, naturalmente all'amica e collega Antonella, a tutto il suo gruppo di lavoro e ai circa 140 partecipanti. Sono Antonello Pellegrino, direttore generale degli affari generali e società dell'informazione della regione autonoma della Sardegna. Farò una breve parte introduttiva a questo intervento, lasciando poi la parola ai colleghi della struttura che entreranno via via più nel dettaglio amministrativo, organizzativo e tecnico delle attività in tema di open data che abbiamo in corso. E in ordine ci sarà l'intervento dell'ingegner Alessandro Corrias, direttore del servizio sistemi informativi del Sistema Regione, che poi naturalmente spiegherà meglio il proprio ruolo e la sua attività, e l'ingegner Jaime Ginesu, che è il nostro riferimento sia tecnico che amministrativo, organizzativo per quanto riguarda il tema degli open data nella struttura e nell'organizzazione regionale. Tornando a me, nel mio ruolo, coordino, tutti i temi dell'agenda, digitale della Sardegna. È un insieme articolato di interventi, di durata, diciamo, di legislatura, quindi per quanto ci riguarda fino al 2019, che però traguardano il quadro comunitario, 2014-2020 fino alla scadenza di rendicontazione. E all'interno degli oltre 300 milioni di euro stanziati complessivamente per la nostra agenda digitale, ha un posto molto importante il tema degli open data. Come sarà illustrato dai colleghi, questo riguarda lo stanziamento di risorse sia del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, quindi del PORFESR 14-20, sia del Fondo Sociale Europeo, e prevede un'articolata divulgazione sia in termini informativi che in termini formativi, con il coinvolgimento della nostra in parte società in-house Sardegna IT, e naturalmente del Formez, e sugli interventi particolarmente indirizzati, peculiarmente indirizzati al mondo degli enti locali, anche attraverso la collaborazione di ANCI regionale. La delibera di riferimento per noi, qualora vogliate naturalmente scaricarla dal nostro sito istituzionale, è la numero 49.3, 49/3 del 2015. Oltre a questa delibera, un altro riferimento che poi verrà ripreso in particolare dal collega, l'ingegnere Alessandro Corrias, è la delibera di giunta regionale 57/17 del novembre del 2015, uscita un mese dopo quella dell'agenda digitale, con la quale, quindi stiamo parlando ormai di 15 mesi fa circa, la Regione Sardegna ha pubblicato le linee guida open data per la Regione, creando naturalmente anche le strutture di supporto, di accompagnamento e di divulgazione. Quindi non è stata una decisione di tipo solamente strategico, ma si è entrati, come vedrete nel proseguo del nostro intervento, ci sono state date delle indicazioni estremamente operative che ci hanno aiutato nel velocizzare i tempi di messa in opera delle nostre attività, dalla realizzazione del portale al coinvolgimento capillare delle strutture organizzative regionali per far crescere la consapevolezza dell'esistenza degli open dati, che vanno però portati allo scoperto, chiaramente, e per questo serve consapevolezza
da parte dei colleghi della regione e con un coinvolgimento che partendo da progetti già mandati avanti in passato ha esteso la nostra rete di relazione al mondo dei comuni, verso i quali ci portiamo a essere un hub di aggregazione non solo tecnologica ma anche in termini di supporto. La nostra è una realtà territoriale fatta essenzialmente di piccoli comuni. Dei nostri 377 comuni del territorio regionale, la maggior parte sono sotto i 5.000, se non sotto i 2.500 abitanti. Questo significa che da noi sono essenziali le forme aggregative dei comuni. Perché si possa lavorare con loro, questo è un tema per noi di primaria importanza. Dobbiamo registrare una presenza significativa di piccoli comuni quando decidono di interagire in forma aggregata e quando esistono delle realtà di supporto pendata dal punto di vista culturale, quindi delle community locali e o delle strutture anche commerciali, quindi delle società anche piccole, che però siano particolarmente sensibili al tema del riutilizzo dei dati aperti e che quindi collaborino con noi, ci aiutino in questa attività di divulgazione. Naturalmente siamo a disposizione sia con la documentazione che già online, sia attraverso risposte mirate per tutte le domande che potessero sorgere, sia durante questo webinar che naturalmente in una fase successiva. Detto questo, passo la parola all'ingegner Alessandro Corrias che parlerà tra i temi che ci sono stati proposti, in particolare dei progetti e di come all'interno dei progetti e per il dispiegamento degli stessi vengano utilizzati i fondi strutturali regionali, quindi quelli afferenti a FESR e a Fondo Sociale Europeo. Grazie per ora dell'attenzione. Alessandro, a te. Buongiorno a tutti. Il dottor Pellegrino, ingegnere Pellegrino, ha già illustrato qual è il mio ruolo all'interno dell'organizzazione regionale, pertanto non mi soffermerò, se non in relazione a illustrare che come servizio dei sistemi informativi abbiamo un ruolo baricentrico per i sistemi informativi di tutta l'amministrazione regionale. In questo senso ci troviamo partecipi a condurre l'amministrazione regionale lungo una roadmap che parte da un po' lontano, parte dalla partecipazione mi aiuti a cambiare slide, per gentilezza? Parte nel 2012, quindi io illustrerò col mio breve intervento, lasciando poi all'ingegner Ginesu il compito di dettagliare lo stato dell'arte in questo momento, qual è il percorso che noi abbiamo fatto. Quindi un percorso che parte nel 2012, quando Regione Sardegna, assieme ad altri partner, ha partecipato al progetto OMER, che era un progetto che aveva lo scopo di armonizzare gli open data con la finalità di, come dire, accelerare il processo di trasparenza e l'apertura dei dati e soprattutto ridurre il divario digitale tra le nazioni. Si trattava di un progetto finanziato sul programma MED 2007-2013 con un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro e con la Regione Sardegna che ha avuto una quota parte di questo finanziamento e nell'ambito del quale, come dire, capitalizzando l'esperienza di partenariato con le altre regioni, ha definito un percorso che già da allora ha portato ad andare nella direzione della realizzazione di un portale federato, quindi un portale che mettesse insieme i dati provenienti da più portali, che consentisse di migliorare la fruibilità di dati che già erano presenti e soprattutto di sfruttare e mettere a sistema le esperienze oggi pregresse o in corso di realizzazione da parte dei partner. Per esempio, si mutuò per la realizzazione del portale quello di dati.gov.it, che poi è il portale su cui si basa l'evoluzione della nostra
futura infrastruttura. Portale che, come potete vedere da questa slide, ha due componenti: una componente di presentation fatta con tecnologia Drupal per quanto riguarda la presentazione e la gestione dei contenuti informativi, e invece un'istanza SIGGRAPH per la gestione e la pubblicazione dei dataset e del catalogo. In questa schermata, scusate, non si vede con un livello di dettaglio, perché insomma volevo rappresentare abbastanza velocemente il nostro attuale portale. Vedete come insomma, i dati possono essere accessibili e anche presentati. Al momento abbiamo circa 700 dataset disponibili. Peraltro vorrei fare un piccolo inciso, perché nel frattempo che questo progetto andava avanti, Regione Sardegna maturava anche altre esperienze. Allora l'Open Data forse non aveva un approccio così strutturato e organizzato, anche a fronte dell'impulso dato dal governo e dalle amministrazioni regionali, con la valenza di aumentare l'accountability. Mi riferisco ai dati geografici. Io negli anni 2009-2012 ho diretto il sistema informativo territoriale della Regione Sardegna, e anche in quel caso si faceva open data, chiaramente non con l'accezione di oggi, con la Regione Sardegna che era completamente compliance con le direttive Inspire. Quindi la Regione Sardegna già nel 2011 aveva un portale che consentiva di scaricare i dati, di averli in interoperabilità con gli standard OGC. Quindi un open data che, come dire, ci accompagna come storia di Regione Sardegna già da anni. Un open data che, come dire, abbiamo capito da subito dovesse essere accompagnata anche da azioni forti, azioni, come dire, strutturate, con interventi dall'alto e interventi dal basso. Quindi innanzitutto un forte commitment che, come diceva l'ingegner Pellegrino, poi si è realizzato con delle delibere: la prima, quella dell'agenda digitale, e la seconda, che è quella di adozione delle linee guida dell'Open Data per la Regione Sardegna, che oggi costituiscono un punto di riferimento per tutti gli uffici dell'amministrazione regionale. Darò qualche breve cenno su questa delibera, poi per lasciare, come mi sono prefisso, lo spazio all'ingegner Ginesu sul dettaglio degli interventi. Ma le linee guida e quindi la giunta hanno compreso l'importanza di istituire una struttura organizzativa di governo, l'indicazione di standard anche con aspetti connessi a licenze che sono importanti, ma soprattutto due aspetti che hanno un carattere, come dire, di cogenza per i sistemi informativi No, dell'amministrazione regionale, anche in termini agli obiettivi dei dirigenti. Quindi andare in standard open data e pubblicare i dati è diventato in Regione Sardegna un obiettivo di valutazione, e l'inclusione dei dati fruibili in modalità aperta è diventato un obbligo per tutti i sistemi informativi che sono in corso di realizzazione. Solo una piccola citazione, che proprio per il ruolo di coordinamento che l'ingegner Pellegrino ha citato poco fa, siamo attenti anche su questo aspetto. Quindi tutti i sistemi informativi che vengono proposti all'interno dell'agenda digitale, non solo oggi, sono vagliati anche dal punto di vista di come questi sistemi di fatto cercano di adempiere a questa delibera, ovvero rendono funzionalità già native di fruizione dei dati, dati che poi ovviamente saranno fruibili attraverso un portale che era tra gli oggetti che avrebbero consentito di attuare queste linee guida. Quindi qui vedete alcuni capisaldi, l'evoluzione del portale per renderlo maggiormente federato, la costruzione di elementi di organizzazione attraverso una rete di referenti con cui condividere regole, ma con i quali soprattutto avviare dei tavoli perché la cultura dell'open data si diffonda, perché siamo consapevoli che pur in presenza di regole forti come quelle di valutazione dei dirigenti, fenomeni di resistenza, fenomeni connessi ai costi che comunque sono implicite nella produzione di strumenti di fruizione di dati aperti, possono ostare a attuare queste linee guida. Ovviamente, assieme a questo, anche il monitoraggio, quindi la valutazione del livello di qualità e di aderenza degli standard. Per fare questo,
Abbiamo due interventi in corso. Abbiamo in particolare un affidamento con la nostra società in house che in passato curò la realizzazione del portale, portale che oggi necessita appunto di essere potenziato sul piano tecnologico attraverso l'introduzione di strumenti che definiscono meglio gli standard e che definiscono meglio le funzionalità di interazione. Abbiamo la necessità poi di lavorare sui dati, quindi stiamo facendo un importante lavoro di coinvolgimento degli uffici regionali, sia degli uffici centrali che quelli che fanno parte del sistema regione, affinché, come dire, siano sensibilizzati a produrre questi dati in maniera tale che appena la piattaforma sarà operativa, questi dati siano disponibili. In ultimo, forse l'intervento tra più importanti dei tre, perché senza questo poi alla fine non si chiude il cerchio, è quello della formazione della comunicazione, quindi un pieno coinvolgimento di tutti gli utenti coinvolti, sia gli utenti tecnici che lavorano nelle direzioni, che i dirigenti, che i portatori di interesse, affinché si capisca la portata di questa iniziativa e non si renda vano l'investimento fatto, facendo sì che poi i dati consentano effettivamente di essere utilizzati con le due finalità che, come dire, stanno sotto gli obiettivi dell'open data, quello dell'accountability e della trasparenza e quello dello sviluppo economico. Entrambi aspetti che per il nostro territorio sono fondamentali. Un piccolo cenno al secondo intervento, quello della formazione e comunicazione, che avviene attraverso un partnership col Formez, per cui stiamo realizzando dei corsi in aula, dei corsi a distanza e altri interventi che coinvolgono appunto i nostri stakeholder. Lascio ora la parola all'ingegnere Ginesu che entrerà nel dettaglio di questi tre aspetti, l'infrastruttura, i dati e la formazione per farvi capire a che punto siamo e che cosa stiamo facendo nel dettaglio. Allora, buongiorno a tutti, io sono Jaime Ginesu, sempre dalla direzione Affari Generali Società dell'Informazione, e voglio giusto mostrarvi qualche dettaglio in più degli interventi di cui si è parlato. Quindi siamo nel contesto dell'attuazione della nostra strategia Open Data e quindi ciò che stiamo materialmente facendo poi per mettere in pratica quindi ciò che ci siamo prefissati di fare attraverso la delibera. Quindi, come si diceva, fondamentalmente tre, diciamo, interventi, anche se in realtà sono due, ma dal punto di vista della tematica parliamo dell'infrastruttura, dei dati e delle attività molto importanti di formazione e comunicazione. Circa l'infrastruttura, come si diceva, abbiamo attivato un intervento attraverso la nostra società in-house, Sardegna IT, per l'evoluzione, sviluppo, potenziamento del portale, del catalogo dei dati aperti. Quindi, fondamentalmente, dopo un'analisi abbiamo valutato di proseguire con la soluzione SICAN più Drupal piuttosto che la soluzione DCAN, comunque se qualcuno è addentro a queste cose, immagino sa di cosa sto parlando, e far evolvere questo sistema, quindi sviluppare completamente le funzionalità di SICAN, adottare in pieno le direttive di CAT, e così via. Quindi abbiamo che come risultato a breve, ossia il 1º marzo di quest'anno, è previsto il rilascio della nuova piattaforma, un primo rilascio che prevede appunto la parte diciamo, di presentation è evoluta e la parte di catalogo anch'esso è evoluto. Ovviamente sarà raggiungibile sempre dallo stesso link open data regione Sardegna.it.
Tra le attività importanti a nostro avviso che riguardano la piattaforma c'è l'adeguamento completo alla direttiva di CAT, di CATAPIT nella versione 1.0, dove intendiamo, anzi stiamo implementando completamente le direttive, facendo evolvere, insomma, i metadati in questo senso, e stiamo anche implementando, penso, forse al momento tra i pochi, il GeoDCAT API. Quindi il nuovo sistema dovrebbe già essere compliant con entrambe le direttive. Questo chiaramente è uno sforzo non solo dal punto di vista dell'evoluzione meramente software, ma poi si tratterà anche di andare sui dati. E tutto questo permette ovviamente di rendere immediatamente i dataset interoperabili in formato RDF. Altre caratteristiche dell'evoluzione sono varie, qua giusto un elenco di massima, funzionalità di diverso tipo di harvesting che prevedono sia procedure da fonti alfanumeriche che da web service di vario tipo, l'estensione del modulo di statistiche del DC-CAN per avere un sistema più complesso, più completo, un miglioramento dell'interfaccia e diciamo, le funzionalità di gestione di tipo amministratore del sistema, che è lo stesso rispetto alla base DC-CAN. Abbiamo voluto far evolvere il data store e la funzionalità di gestione dei profili. Ora, spostando l'attenzione sui dati, circa i dati, parallelamente all'intervento tecnico, stiamo portando avanti una strategia che mira fondamentalmente a far emergere la quantità, il maggior numero possibile e possibilmente anche maggior qualità possibile dei dati. Questo viene fatto anche attraverso ovviamente l'attività di formazione di cui parliamo dopo, ma adesso strettamente, per quanto riguarda i dati parliamo di attività legate anche tecnica, quindi che di supporto all'apertura, quindi ad ampio spettro, dal giuridico al tecnico, per supportare i vari uffici nell'apertura dei dati. La licenza, come si è detto, della Regione Sardegna, che le linee guida hanno definito come scelta, è la CC BY 4.0, quindi non parliamo assolutamente di pagamento per i dati. Lo stato attuale è che ci sono presenti circa 700 dataset, di cui più di 500 afferenti al geoportale, quindi come abbiamo detto, come è stato citato dall'ingegner Currias, ciò che deriva anche dall'esperienza Inspire, che ha un passato abbastanza, una storia abbastanza lunga in Regione Sardegna. Abbiamo 80 dataset provenienti da comuni, quindi che in un certo modo si sono già federati con questo sistema, e i dati più freschi probabilmente sono quelli del trasporto locale, che sono circa 10, più di 10 dataset scusate, aperti a fine 2016. Le attività attuali in corso prevedono ciò che abbiamo chiamato cantieri sui dati, cioè delle attività specifiche rivolte a assessorati o direzioni generali, volenterose in parte e attive per l'apertura dei dati. Attualmente parliamo di un cantiere per il turismo, sul turismo, uno sull'ambiente e uno sulla sanità in fase di definizione, mentre vi sto parlando. Come esempio posso portare il caso dei trasporti, che appunto di cui parliamo perché è abbastanza significativo, direi abbastanza di successo. L'assessorato dei trasporti gestisce tutto il trasporto pubblico locale, quindi terrestre e marittimo con le isole minori. Parliamo quindi di contratti per oltre 150 milioni di euro l'anno e parliamo di oltre decine di migliaia di corse, migliaia di fermate,
milioni, decine di milioni di persone movimentate all'anno. Tutta questa, ovviamente questa gestione viene fatta attraverso dei dati che dal settembre 2016 sono pubblicati anche attraverso il portale Open Data della Regione Sardegna. Questa è stata un'attività molto meritoria dell'assessorato dei trasporti che ha aderito in pieno diciamo, alla delibera e anche ai nostri inviti. È un caso a mio avviso importante perché appunto dato settembre 2016 come pubblicazione di questi dati, il mese dopo in sostanza abbiamo avuto già n casi diversi di riuso, implementazioni app di questi dati, alcuni dei quali tutti importanti, alcuni dei quali poi di una rilevanza particolare. Mi riferisco sicuramente a Google Maps e a Moovit che hanno usato, implementato questi dati per fornire le indicazioni sul trasporto per chiunque acceda attraverso i loro sistemi. Dopodiché abbiamo avuto anche altre app, i New Bot, GeoNue ha sviluppato un'applicazione e così via. Quindi ripeto, questo dà un'idea di come in effetti l'apertura dei dati porta a dei risultati tangibili. Ora, in ultimo, vedo che il mio tempo sta finendo, quindi cercherò di andare molto velocemente, anche se la parte è molto importante. Formazione e comunicazione è il terzo intervento molto importante che è stato fortemente voluto per consentire di portare l'amministrazione a un livello di consapevolezza, condivisione, tale da poter alla fine parlare e lavorare sugli open data, che per la Regione Sardegna appunto era un tema abbastanza nuovo. Quindi è stato attivato un intervento ad ampio raggio che coinvolgesse in prima istanza l'amministrazione, quindi i funzionari, i referenti e i vari stakeholder dei dati, e in seconda battuta esteso a enti locali, comuni, quindi diciamo tutto il settore pubblico e poi come comunicazione cittadini. Dal punto di vista operativo parliamo di un'attività di corso laboratorio in presenza per un gruppo di addetti agli Open Data regionale, individuato appunto nella struttura organizzativa Open Data della Regione Sardegna, è un'attività invece online, quindi con corsi di tipo e-learning rivolta sia all'amministrazione che agli enti che ha per estensione poi ai cittadini. Questo dal punto di vista della formazione. Dal punto di vista della comunicazione verranno realizzati diversi eventi locali, giornate informative, un contest a fine progetto e tra l'altro ne approfitto per invitare chi fosse interessato perché il 3 di marzo, quindi il giorno prima dell'Open Data Day in anticipo rispetto all'Open Data Day, organizzeremo il primo evento di progetto, di cui avrete informazioni più precise a breve. Tutti i materiali della formazione sono gestiti attraverso una piattaforma e-learning di cui la Regione Sardegna si è dotata per il caso. Poi concludo velocemente con alcuni numeri della formazione. Qua abbiamo le statistiche relative alla prima edizione del corso Open Data chiusosi a novembre 2016, in cui rivolto appunto all'amministrazione e alle amministrazioni locali, composto di oltre 18, le diciamo 18 lezioni e altri materiali tra interviste e esercitazioni. Su 344 iscritti abbiamo avuto il rilascio di 185 attestati con una distribuzione che vedete a schermo, con un 50% circa della regione Sardegna e
una distribuzione diversa da altri soggetti comuni hanno pesato in questa edizione per circa il 14%. Ovviamente la seconda edizione in corso avremo altri sviluppi con un altro corso. Quindi spero di non essermi dilungato troppo, ho terminato. Affatto, Gianni, sei stato precisissimo con i tempi, grazie mille. Mi approfitto giusto per rilanciarti un paio di domande che sono arrivate in chat, le trovi qui accanto nel contenitore che forse vedi. C'era Antonio Rotondo di Agile che saluto, che ti chiedeva relativamente a GeoDB KTP, la soluzione adottata per i metadati in RDF e soprattutto se c'è documentazione su questo, in qualche maniera rilanciava anche Davide Bruno, credo, della Regione Toscana. Più o meno sullo stesso tema, cioè se l'estensione SICAN di GeoDicat è disponibile in riuso, è possibile trovarla da qualche parte. Grazie. Allora, circa ti rispondo subito per quanto mi è possibile. In questa slide abbiamo cercato, che spero vediate, sì, abbiamo cercato di mettere qualche riferimento. Quindi abbiamo implementato il profilo definito nelle direttive dell'Unione Europea attraverso una procedura XLST che trovate sempre nei riferimenti, quindi vi invito poi a guardare le slide. Ovviamente questo oggetto qui è in fase di rilascio adesso, quindi è in fase di ultimazione e rilascio. Il 1 marzo verrà pubblicato appunto il portale in catalogo e contiamo di rilasciare comunque il tutto come open source e tutto verrà come previsto all'interno anche dell'affidamento che tutto venga fornito di documentazione adeguata. Quindi prevediamo il rilascio e la condivisione come open source. Perfetto, grazie mille. Io credo che Gabriele Ciaculla forse volesse aggiungere qualcosa in conclusione. Gabriele, a te, microfono. No, mi sembra una cosa, sono venute fuori spunti molto importanti, su cui anticipiamo brevemente alcune cose di quello che dovrà essere. Sostanzialmente stiamo dicendo che abbiamo bisogno, chi è che ci ha, ecco, grazie, abbiamo bisogno di un punto di raccordo e questo penso che sia giusto ed opportuno che sia dato COVID, un punto di raccordo in cui facciano capo tutte le iniziative di formazione, iniziative di contest hackathon, qualsiasi cosa di sviluppo applicativo, insomma, in modo da poter condividere con eventualmente le altre amministrazioni interessate e poter fornire elementi, diciamo, di rappresentazione di informazioni alla Commissione europea quando la Commissione europea ci chiede informazioni su, per esempio, corsi di formazione. Tutto ciò che ha a che fare con l'open data sostanzialmente è opportuno che venga veicolato, che venga comunicato a dati Covid. Dati Covid deve diventare non solo il catalogo, diciamo, dei metadati relativi ai dati aperti della pubblica amministrazione, ma deve diventare anche l'elemento su cui la strategia di Open Data trova, come dire, il riassunto di tutto ciò che avviene nella pubblica amministrazione italiana e non solo. Un'altra cosa importante che volevo dire la salvaguardia dei progetti, insomma, sostanzialmente abbiamo visto che ci sono progetti in corso, insomma, e ci saranno anche nelle altre regioni sicuramente. Bisogna salvaguardare gli investimenti effettuati, quindi questa linea di tendenza bisogna tenerla presente, naturalmente, è una cosa molto importante. Altra cosa, volevo richiamare l'attenzione sulla questione dei dati geografici. Sia Regione Lazio che Regione Sardegna stanno già nel repertorio nazionale territoriale, ma è opportuno che i dati e servizi geo vengano opportunamente metadatati secondo ciò che avviene nel contesto della direttiva Inspire. Poi ragioneremo più in dettaglio magari faremo delle azioni specifiche per quanto riguarda i dati geo, per capire come giostrare il geo di KTP sostanzialmente. Quindi con quale modalità lo metteremo in opera. Naturalmente prenderemo contatti con la Regione Sardegna, insomma, per utilizzare, riutilizzare eventualmente il lavoro già svolto e a questo proposito ci sarà notizia domani o dopodomani al massimo di ciò che Trento e Bolzano hanno voluto condividere per quanto riguarda la piattaforma GeoDicat che hanno, no, GeoDicat, scusate, la piattaforma di SICAN compliant con il profilo di KTP IT e l'hanno voluta condividere con tutti quanti, appunto segnalando ad Agid questa disponibilità e questa possibilità. Quindi,
Questo canale, secondo me, deve essere un canale che viene rafforzato per sviluppo applicativi, per comunicazione di tutte le iniziative, per comunicazione delle attività di formazione, perché è importante sia conoscere ciò che avviene nelle altre pubbliche amministrazioni, sia poter avere elementi informativi da poi passare, sottoporre alla Commissione europea nel momento in cui avviano azioni di monitoraggio sull'implementazione della direttiva PSI. Un'ultima cosa a Davide Bruno, in effetti, che nelle domande successive ha meglio chiarito il suo pensiero. Sì, in effetti la policy per quanto riguarda il rapporto regioni ci sta sicuramente. Noi auspichiamo che ci sia un principio venga applicato in tutte le regioni, un principio di sussidiarietà dei comuni verso le regioni, ma naturalmente non possiamo, diciamo, obbligare che ciò che avvenga in questo modo. Quindi, diciamo, non c'è un obbligo preciso di questo tipo di sussidiarietà. Ma naturalmente noi lo stimoliamo, come è avvenuto per esempio anche nella provincia autonoma di Trento, dove appunto nel catalogo del Trentino ci sono anche i dataset relativi ai comuni, ma naturalmente devono essere perfettamente individuabili secondo le regole del profilo. Un'ultima annotazione, il nuovo dato di Covid parte dall'8 marzo, naturalmente in questa fase iniziale la scelta è stata effettuata, è stata quella di raccogliere insomma, anche informazioni di dataset non già conformi al profilo di HTTP perché era importante appunto rimettere in movimento e dare nello stesso tempo, quindi rimettere in movimento il catalogo nazionale, andare a rappresentare ciò che esiste nella pubblica amministrazione italiana e dare il tempo alle amministrazioni di adeguarsi man mano, secondo i loro progetti, e appunto salvaguardando appunto gli investimenti effettuati, di adeguarsi man mano al profilo e quindi alle indicazioni che sono state date attraverso il profilo, attraverso le linee guida. Non so se ci sta qualche altra domanda di particolare. Mi Credo di no, Gabriele, siamo andati un sembra po' di no. lunghi di qualche Ecco, minuto. volevo ringraziare naturalmente tutti coloro che hanno partecipato, anche a nome di Funzione Pubblica, che naturalmente ha promosso insomma, questo ciclo e quelli che seguiranno questo ciclo di webinar. E quindi grazie a tutti di aver partecipato e naturalmente diciamo, seguiteci su Dati Covid, che è il punto di riferimento per quanto riguarda la tematica degli Open Data. Grazie. Torno a ringraziare Gabriele e tutti i relatori di oggi, grazie a voi di aver partecipato, siamo andati lunghi di qualche minuto, però probabilmente l'interesse per questi contenuti è stato più forte della pausa pranzo che incombe, quindi ci fa particolarmente piacere. In chat qui, magari lo riprendo anche adesso, ci trovate il link alla piattaforma 20PA, che è la stessa attraverso cui vi siete iscritti al webinar di oggi per partecipare al prossimo webinar. Colgo l'occasione della conclusione di Gabriele per rilanciare, raccontiamo anche grazie alla presenza di Francesca Gleria che avete intravisto in chat ad animare la chat del webinar di oggi, l'esperienza della regione della provincia autonoma di Trento e di Bolzano e si tornerà un po' a quello che dicevamo oggi rispetto alla condivisione delle soluzioni sviluppate. Ci sono delle novità importanti su questo rilancio su quello che diceva Gabriele, se su DatiGov a breve vi daremo notizie in maniera più puntuale. Grazie a tutti, ci auguriamo vi siete divertiti, noi ci siamo divertiti abbastanza, ci vediamo venerdì, noi ci vediamo la prossima settimana, ancora grazie a tutti, a presto, grazie.